Eccoci qui in diretta sulle frequenze di RTM per continuare ancora con le interviste. E devo dire che sono particolarmente emozionato perché è la mia prima doppia intervista, nel senso che ho contemporaneamente due artiste al telefono. E sono lieto di avere con me Natalie Hartz e Kim Lucas. Ciao ragazze, che bello! Ciao Ciao! Luca, ciao. Mamma mia, che gioia avervi qui ovviamente, anche se sarebbe più bello di presenza, però ci accontentiamo intanto dal punto di vista telefonico per ritrovarvi e devo dire che per me è un bel tuffo nel passato, negli anni 90, perché voi avete dominato negli anni 90 in maniera importante, ma oggi siete ancora qui, ritornate con grandissimi successi. Intanto come state, Natalie e Kim, come state? Dai, bene, non ci possiamo lamentare. No, no, no. Sì, È un po' siamo. strana Sì, la situazione, ma dai. molto, molto, però stiamo bene, siamo a casa. Però fin quando stiamo a casa va tutto bene, va tutto Vero, bene. No, infatti. vero, No, vero. no, non ci possiamo lamentare. La salute, prima di tutto, è. Verissimo. E forse io e Kim siamo tutte e due fortunate perché abbiamo un giardino e quello Yeah. credo che faccia veramente, soprattutto in questo periodo, una enorme differenza per come si Yeah. può vivere questa quarantena, no? Anche soprattutto noi che abbiamo bambini, quindi anche lì, no? Che riescono a sfogare nel giardino, giocare in questi giorni pieni di Beh, sole, vero. quindi Bene. è bello. È come di avere il tuo parco privato, diciamo, no? Anche Quindi perché è il voi tuo apprezzo di sì, più. vi trovate in zone delicate, no? Sì, io Bergamo, sono a Milano. Bergamo. Milano, sì, Natalì, sì. Beh, siamo tutti e due per fortuna fuori dalla città, cioè io Bene. abito In in un provincia, sì. paesino a qui, sì, in provincia, a 15 chilometri da Milano, devo dire che Ok. per un Anche io 15, 15. sono abbastanza sicura. Anche noi 15 chilometri di Bergamo, quindi però purtroppo senti spesso il suono delle ambulanze Lo credo, lo ancora. credo. Sì, Lo guarda. credo, lo credo. Speriamo di uscire quanto prima da questa emergenza. Però noi adesso siamo qui per riproporvi, per presentare questo nuovo progetto musicale. Dunque, il Sì. 2020 ha segnato questo ritorno. A me ricordate, ho detto poc'anzi, mi ricordate tanto gli anni 90. Io ho cominciato a fare radio a metà degli anni 90. Quindi voi Ecco. per me rappresentate un po' quello che è l'inizio della mia carriera radiofonica nel 97, 98, 99, insomma, quegli anni della vostra esplosione, ecco, tra Kim Lucas e Sound Lovers. Tutti qua, yeah. Che bello, e io Meno sono male. davvero onorato di avervi per presentare questo nuovo singolo che vi invito appunto a descrivere ai nostri ascoltatori. Parto con te, Kim. Ok, poi io ormai lascio anche a Natalie anche a parlare. Certo. Allora, come sapete tutti, no? È uscito proprio 2 settimane fa, il 2 aprile, Sì. Boogie Boogie Baby. Baby, che guarda, io e Nate da tanto tanto tempo che aspettiamo che esci questo pezzo, perché anzi da subito quando Roby Santini, che è lui che è il produttore Sì. che ha scritto questa canzone con noi in mente, ha pensato a noi, e siamo andati in studio ormai tanto tempo fa, quindi proprio siamo super felici che è uscito e poi ci volevano in questo momento Sei arrivato in un momento un po' di davvero, sì, particolare, ecco, quindi è sì. un'attesa ancora più snervante, tra virgolette, ecco, è È finalmente vero. arrivato questo momento. E poi guarda, è uscito Luca proprio il 2 aprile Sì. la versione, perché ci sono due, poi lascio Natalia parlare della Sì. nuova versione che è uscita oggi, della Alessandro Viale e il grande DJ Ross Plant della Bang Record, che è la nostra etichetta, quindi è Bene. stata la loro versione, diciamo, che è uscita 2 settimane fa.
Quindi stiamo lì a ballare a quello. Invece oggi è uscito un'altra versione che lascia Natalie a parlare. Sì, Natalie. Ecco. Sì, forse intanto faccio un passo indietro, perché non so se tutti quelli che ci ascoltano sanno che per noi non è il primo disco. No, no. Sarebbe il quinto singolo, quindi in realtà proprio per il fatto che ci confondevano sempre in passato, eravamo diventate già molto amiche, abbiamo deciso di fare questo primo disco nel 2007, che era Change the World. Sì. E poi sono seguiti anche 2011 Breathe Again, 2013 Sad Girl, 2015 abbiamo fatto il disco All Right, già con la Bang Record, e quindi ci sono stati 5 anni in mezzo. Insomma, un'amicizia ben consolidata, che dunque si è tramutata in una bella e importante collaborazione. Sì, ma anche sì, guarda, per quello Luca è bello, perché anche più che altro per noi a livello personale, certo, ci dà molto piacere, no, di collaborare, lavorare insieme, fare le serate insieme, fare i dischi insieme, è un grande bonus, diciamo, quindi è un grande piacere per noi, veramente. Certo, esatto, certo, ovviamente. Poi, nel frattempo non è che siamo stati ferme, perché sarebbe uscita anche prima se non ci fosse stato di mezzo l'album Back to the Feet. Yeah, quindi grande. Abbiamo collaborato anche Erika, DJ Rock, Magic Box. E infatti Lisa, volevo arrivare a quelle, tutti quanti, a questi straordinari artisti che davvero hanno caratterizzato in maniera importante la musica dance, la musica che ci ha fatto e continua a farci ballare. Sì, guarda, la voglia c'è assolutamente. Sì. Bello. E quindi l'unico motivo per cui questo singolo è uscito adesso dopo 5 anni è proprio perché c'è stato di mezzo un altro progetto con tanti insieme. E chissà quanti ancora ce ne saranno di progetti, a voglia. Sì, assolutamente, noi andiamo avanti, noi siamo sì, guarda. Quindi questa versione, la cosa bella è che in realtà non si sapeva bene, avevamo due versioni, quale che si fa uscire per prima? Allora, Roby Santini ha detto facciamo che, e tra l'altro come tempistica perfetta, perché lui con la canzone Pasquarantena, che è passata persino sul TG5, la Striscia la Notizia ieri sera l'abbiamo vista. Infatti lui ha fatto questa versione qua, che la canzone è comunque sua, ed era già il mio produttore degli Sound Lovers, ovviamente. Hai capito, vedete come tutto torna, Per cui tutto torna, è stato come se l'avessimo programmato, ma non è proprio così, è solo che per noi è un grandissimo piacere esserci riusciti. E sono due canzoni completamente, alla fine anche il remix, tu lo ascolti bene. Sì, ho già avuto modo di ascoltare prima dell'intervista, ho ascoltato entrambe le versioni e devo dire che ci sono alcuni tratti di questi brani che appunto mi riportano sempre a quel periodo là. A quel periodo degli anni 90, ci sono sempre quei richiami che comunque vi contraddistinguono, ecco, perché il periodo, quello là, dagli anni 90 in poi, per voi è stato davvero un grandissimo exploit. Ma prima di passare proprio alla presentazione di questo progetto, facciamo una piccola pausa musicale e ci ritroveremo tra pochissimo, sempre su RTM.